Loro in realtà nel circuito noir sono conosciute come le Borgia Sister, nel senso che hanno iniziato la loro carriera di successo come narratrici storiche, ma anche noir, con una saga dei Borgia, che divenne anche un fortunato sceneggiato televisivo in Spagna, tanto che loro ebbero la fortuna di avere anche un attore spagnolo che venne però certo in Italia a contratto. Ovviamente la cosa divertente fu che loro erano esplosi con questa serie storica, con i Borgia, prima che ci fosse ancora la serie TV dei Borgia, prima che ci fossero gli altri romanzi, e a un certo punto il loro editore dice: è finito il periodo dei romanzi storici, bisogna scrivere dei noir o delle altre cose. E loro, che invece avevano aspettato una serie di successi sull'onda di questo serial TV spagnolo che è andato molto bene, si sono trovate a reinventarsi come umorista. Ma vado in un certo periodo sul quotidiano, sul giornale, raccontando delle storie terribili di cronaca nera, che raccontavano insomma di signore che prendevano accettati i mariti di altre che litigavano tra di loro. E poi è successa questa cosa incredibile, che hanno inventato una serie nella quale guardano un solo romanzo, dove si sono nascoste per un certo periodo dietro uno pseudonimo, Emilio Martini. E il fatto che loro fossero uno scrittore maschio che scrivesse queste storie, ambientate un po' a Milano e un po' a Lungarenga, che in realtà è una località immaginaria, ma non così immaginaria, nella Liguria, ha comportato che loro sono diventate delle grandi autrici di bestseller pubblicati da Corpaccio, che tecnicamente vendono di più in digitale che in formato fisico. Tanto che la cosa buffa è che quando Giorgio ha cercato di ordinare Emilio Martini da Corpaccio, sembrava che non ci fosse accaduto, ma siccome Emilio Martini adesso è stato risaltato anche da te, qui abbiamo un'unica copia che vi consiglio di prendere, perché vale un sacco, di Emilio Martini del caso Maliuzza. Allora, io e Emilio Martini sono molto legato perché ho visto la nascita della saga e loro mi hanno consultato mentre la strutturavano, anche perché ha questa caratteristica: il commissario, oltre a risolvere dei casi, è anche uno scrittore. Quindi, in ognuno dei romanzi del commissario Bertè, che è protagonista di queste avventure, voi avete l'opportunità di leggere una sua inchiesta e invece un'avventura nera e gotica che lui scrive. Ha la sfortuna di non avere successo con i suoi romanzi e ha un amico che gli dà dei consigli per come evitare di essere massacrato nel circuito letterario. Questo amico si chiama Leone Crowley, Coffee, ed è ispirato al sottoscritto. Aveva una maglietta con scritto Andreone Corvi, grande amico, consulino, che vi porto in giro. È una serie che è andata molto bene, tenete che quando esce in digitale ha un sacco di lettori e hanno fatto anche gli audiolibri. Ma questa sera, a parte l'unica copia di quella serie, vi racconteremo invece le vicende del Duca che non poteva amare, che è un libro che molti anni fa loro hanno fatto per Mondadori e che adesso è riuscito da Solferino edito sia in librerie che nelle edicole. Ma facciamo un po' di passi indietro. Immaginatevi il Crowley che lavora a Radio 2, che ha una trasmissione che si chiama Tutti colori del giallo, 6-5.000 ascoltatori all'epoca, il sabato e la domenica, e ogni settimana io presentavo scrittori famosi o in erba o debuttanti o di media qualità che si raccontava. Mi telefona un mio amico che si chiamava Sergio Altieri, che era all'epoca responsabile dei gialli Mondadori, oltre che del segretissimo, dell'Urania e di tutta una serie di collane particolari che erano i romanzi al femminile che pubblicava Mondadori. E lui mi dice: guarda, io ho due amiche strepitose che scrivono dei neri incredibili, in più sanno scrivere anche storia femminile, per cui sono in grado sia di scrivere con il loro nome sia di usare il pseudonimo. Adesso hanno fatto questa serie sui Borgia, pazzesco, e loro si presentano in radio da me. Si presentano e succede una cosa abbastanza buffa: arrivano con un sacchetto della medicina dove c'è una specie di talismano che lo regalano a mia moglie, no? Che è una pietra scelta da mettere al collo, e io comincio a dire: oh,
due streghe, sono pericolose, non per niente che ti offriranno questa sera, perché potrebbero in qualche modo avvelenarti, soprattutto perché si erano soprannominati in gergo le Borgia Sister. Sapete che Borgia, questa passione delle avvelenamenti ce l'hanno, e quindi e i dolcetti, il talismano è per mia moglie, per lui aveva paura da sapere. Io ho paura a mangiarli, cioè, allora prendetevi di conto che insomma è pericoloso avere. Stasera siete fortunati perché ci sono tutte e due, perché di solito la Elena non la teniamo chiusa nel bagagliaio e non la facciamo mai partecipare, perché lei è una che di solito comporta sconvolgimenti, terremoti, temporali, cose. E visto che c'è anche morale già arrivato, battute a parte, allora vi chiedo questo: come avevate debuttato all'epoca Scoperte da Sergio Altieri e quanto è stato importante per voi avere un debutto di carriera dove potevate scrivere qualsiasi cosa con un edito alla vostra disposizione che vi stimolava anche per scrivere più genere, passare da noir a femminile allo storico senza per forza doverne scegliere solo uno. E in particolare Sergio Altieri è stato non solo un grande scrittore, ma anche un grande scopritore di talenti. Il mio primo racconto viene pubblicato, quello insomma, che mi fa entrare nel mondo del noir, su un'antologia che si chiama Rimanere, e me lo chiede lui. Ed è un racconto dove parlo di un serial killer che ammazzava gli ausiliari della sosta. Non ho eliminato il problema di Milano degli ausiliari, in compenso mi sono dato un sacco di multe, questo ve lo dico. Però molti lettori mi hanno detto, meno male che c'è l'invitato, perché alla fine la storia si riattiva sulla bassa liscia, perché per una serie di motivi il commissario prende più multe degli altri, quindi aiuta il colpevole a non essere rintracciato. Ma tutto a parte, quanto è stato importante essere scoperti da Sergio Altieri ed essere anche così libere creativamente? Va bene, intanto grazie di essere qui con questa bella temperatura fresca di alta montagna. E no, è stato importantissimo perché purtroppo Sergio non c'è più e ci manca moltissimo. Come ha detto Luca, era un incredibile scopritore di talenti, anche perché dava proprio la possibilità all'autore di liberarsi. E con noi in particolare la frase d'ordinanza era girl, picchiate duro, perché lui si divertiva al mondo a vedere come l'autore si riusciva a liberare. E quindi ci portò a pranzo un giorno dicendoci: io pubblico su Giallo Mondadori, scrivetemi tutti i racconti che volete, però dovete picchiare duro. Tu capisci che noi venivamo appunto dal romanzo storico classico di Borgia, che era un inizio insomma abbastanza velenoso già di suo. Trovare uno che ti dice picchia duro, vai, fai tutto quello che ti senti di fare, per noi è stato un immenso stimolo. Quindi ce ne fossero degli scopritori di talenti come lui, anche perché era un immenso scrittore, peraltro, nonché colui che ha avuto il coraggio di tradurre George Martin, Il Trono di Spade. Sì, lo dovete a lui. Se lui e il suo amico Giuseppe Lippi non avessero scommesso su Martin, non l'avremmo letto in Italia e l'hanno portato prima che ci fosse Serial TV. Assolutamente. E poi comunque Serial TV ha sfruttato nella traduzione italiana queste meraviglie che lui è riuscito a creare con i nomi delle località. Pensate che opera incredibile tradurre i topi di Martin e trovare dei nomi affascinanti. Ha avuto la fortuna di lavorare assieme che collaborava, che ho apprezzato molto come scrittore, e una sera ho avuto l'emozione di intervistare due settimane prima del lancio di Il Trono di Spade Matti con Sergio Altieri, eravamo in uno studio piccolissimo, io e lui si stavamo sullo stesso Sergio Altieri e abbiamo fatto in un'unica soluzione prima a Rice, la signora dell'intervista con il bambino, e poi Matti. C'era il nostro regista preoccupato, ma ci sta però non potevamo scegliere un altro posto, quindi uno sullo ginocchio dell'altro praticamente abbiamo fatto queste doppie interviste. No, era stimolante lavorare con Sergio, possiamo dirlo. Era un fenomeno, era Sergio. Sergio è una persona incredibile e ci manca sempre perché aveva una disponibilità con tutti i giovani autori, davano tutti la possibilità di esprimersi e quindi è una persona meravigliosa. Noi non l'abbiamo mai litigato. Pensa che non l'abbiamo mai litigato. E probabilmente
c'è per la stessa stanza, c'è questa cosa, no? Sì, ma avete iniziato Elena con i Borgia. Quanto è divertente, appassionante studiare la storia, ma raccontarla, aggiungendo anche dell'altro. Ma è bellissimo, anzi è una cosa che io porterei nelle scuole, perché di solito la storia viene considerata una materia pesante, così usa, date, re, guerre, e invece non è così. Se venisse insegnata come un romanzo storico, senza nulla togliere alla verità storica, sarebbe veramente una bellissima, così come noi l'abbiamo vissuta scrivendoli. Prima di scrivere è logico che bisogna studiare e girare, che è un'altra cosa meravigliosa, perché ritrovi nei luoghi gli avvenimenti che sono successi. Provare a girare per Roma seguendo le tracce di Borgia è stata un'avventura meravigliosa. Girare un vino per ritrovare le cose che sono descritte in questo libro è stata un'esperienza meravigliosa. Ecco, la storia vista in questo modo e raccontata in questo modo è stimolante, nel senso che puoi partire da un romanzo storico, e molti romanzi storici adesso dice che va, diciamo, ha insegnato più storia di tanti manuali, perché ti invoglia veramente a studiare, ad approfondire, ma non ad arrabbiarti. E questa è la differenza, quindi benvenga del romanzo storico. Sì, e allora Michela, ci racconti come avete scelto un vino e come è nato questo romanzo che presentiamo questa sera. Diciamo, quasi obbligata, allora, però la città l'avete scelta, quello sì. È sempre colpa del trono. Qualsiasi cosa avvenga nella narrativa storica italiana. No, niente, la Urbino l'abbiamo scelta perché ovviamente, avendo studiato, come diceva lui, approfonditamente di Borgia, era saltato fuori questo personaggio di cui poi parleremo, che era Duca di Urbino, Guidobaldo di Montefeltro. Un ragazzo che fu costretto a diventare duca a 17 anni, quindi giovanissimo, e che è una figura storica di quel periodo veramente anomala, perché non era un prude e condottiero, ma era un ragazzo dolcissimo, con anche dei problemi comportamentali, diremmo adesso. Ma sto divagando subito, Valdo. Perché è nato questo romanzo? Perché il personaggio c'era, cioè studiando in Borgia, che è questo ragazzo, diventato poi uomo, ha avuto a che fare con i Borgia, cioè è stato svillaneggiato da Cesare Borgia in due occasioni, defenestrato dal Ducato, insomma, è tutta una storia complicata. E noi lo conoscevamo bene. Allora, un giorno arriva una telefonata da questo signore che dice: io sto cercando dei romanzi storici, scegliete una città. Ma così su due piedi. Sì, scegliete una città subito, perché di solito lui era senza perentorio nelle sue chiedi. Ma lei Urbino, ecco, vedi Urbino, in tre giorni mi fate una sinossi di un romanzo storico ambientato ad Urbino. E noi facciamo queste sinossi in tre giorni. Io vi presento 22 sinossi e 22 città italiane da Mondadori, che aveva chiesto di cercare autori. E da questa selezione, 5 degli autori che consegnano sinossi vengono selezionati e messi sotto contratto. Uno non consegnerà mai il romanzo, ed è un romanzo dedicato a Tazio Cuvolani. Non posso dire se per pigrizia, per paura, insomma, però se le motivi suoi non consegnano. Loro consegnano uniche donne. E in questo gruppo vengono inseriti anche Franco Limanti con Il bacio del brigante e Matteo Strugur che con La giostra delle rose spezzate, dei fiori spezzati, arrivato a Mondadori gli cambia la vita. Prima ancora di arrivare ad un conto, nel senso che Strugulo aveva già scritto due romanzi per le edizioni EO prodotti da Carlotto che erano andati bene, ma quando arriva Mondadori il libro che scrive lui va benissimo. Di questi 5 contratti, Matteo è quello che veramente debutta e questa cosa gli cambia la vita, perché poi verrà messo sotto contratto con un tuo conto, gli farà con un ulteriore saldo e Mondadori gli farà fare gli altri di particolare successo. Quindi quel gruppo è un gruppo speciale, perché loro per arrivare al successo di Emilio Martini ci hanno impiegato un attimo, nel senso che il loro romanzo quando è uscito non ha centrato immediatamente l'obiettivo, possiamo dire, ma non perché il romanzo non funzionasse, ma perché alle volte basta uscire o troppo presto, troppo tardi. O troppo caro, abbiamo avuto anche il problema che è cambiato direttore.
editrice era giù, quindi non è che è andata editrice, una casa editrice, ma sì. Però la storia è talmente bella e appassionante che loro adesso hanno avuto il nuovo editore che è suo Ferino, che ha detto no, questo romanzo secondo me è un bel romanzo, bisogna riportarlo al pubblico. Ed è un romanzo da una parte storico, dall'altra avventuroso e dall'altra misterioso, se valido. In più è una grande storia d'amore, quindi c'è anche quel lato lì. Sì, allora è un romanzo storico, nel senso che, come dicevo, il protagonista è questo Luca che non poteva amare, è proprio Guido Padre di Montefeltro, quindi tutte le sue vicende storico-sentimentali sono documentate. Il resto del romanzo è la nostra fantasia, ovviamente. Abbiamo creato questo personaggio femminile a cui siamo molto affezionate, che è un personaggio un po' ispirato da una conoscenza di famiglia, cioè questa signora, questa amica dei nostri genitori che a un certo punto della sua vita purtroppo perse la memoria completamente. E così abbiamo trasposto questa signora nel Rinascimento e troviamo questa donna che vive in un bosco e che non si ricorda assolutamente come mai sia arrivata in questo bosco, perché lì, come mai è capace di curare le malattie con le erbe, con le pozioni misteriose, e ha dei superpoteri. Niente di esagerato, cioè non è un romanzo fantasy, ci sono però tanti elementi che portano a ragionare sull'incantesimo, l'incantesimo della seduzione, l'incantesimo della non seduzione, questo titolo, questo Duca non poteva amare. E quindi, insomma, è un romanzo che noi amiamo particolarmente perché ha una serie di sfumature misteriose, sentimentali, c'è l'intrigo, c'è il morto, perché con la scuola di Altieri ovviamente noi non potevamo esimerci da ammazzare tre o quattro persone anche in questo romanzo, e quindi c'è da scoprire l'assassino in questo mondo semifiabesco. È un mondo però anche in cui le donne, insomma, rischiano tanto la vita. Allora ci spieghi, Elena, come mai le donne venivano accusate di stregoneria da un certo periodo in avanti, nel senso che prima la donna non era considerata pericolosa, in realtà diventa pericolosa da quando diventa una conoscitrice delle erbe e delle arti, che erano magiche, perché prima la donna era considerata in qualche modo ignorante e che doveva gestire la famiglia, i figli e altro, non veniva nemmeno valutata da quel punto di vista di pericolosità. Invece da un certo punto in avanti la Chiesa costruisce sulla figura della donna l'immagine della sorella del diavolo, possiamo dire, insomma, di quella che può tentare l'uomo e che può fare delle cose particolarmente terribili. Diciamo che soprattutto la diversità è quella che infastidisce, cioè appunto il ruolo della donna, che fosse duchessa, e qui c'è la moglie di Guidovaro che è duchessa, che fosse la popolana, che fosse addirittura queste, diciamo, donne a metà strada tra il popolo e la nobiltà, dovevano mantenere il proprio ruolo. Se esci da questo ruolo dimostrando che sei intelligente, che hai delle capacità, ecco che immediatamente il potere, che è rappresentato sia dalla Chiesa sia dai potenti, si diventa, dice, ma come tu, donna, osi fare queste cose? Per la Chiesa, come tu, donna, osi curare? No, ci siamo noi frati che abbiamo in mano la capacità di curare con le nostre erbe, con i nostri orti, e tu invece osi fare queste cose. Allora sei posseduta dal diavolo. Ed ecco che in periodo di inquisizione essere posseduti dal diavolo non è una bella cosa, no? Ed ecco che il nostro personaggio è sempre in pericolo di venire accusata di stregoneria, di subire quello che sappiamo tutti, cioè tutte le varie prove che vengono sottoposte a queste povere infelici, ci lasciavano bene, insomma, vediamo se non è strega, la teniamo sott'acqua per un po', se non annegano che la strega è enorme, è proprio per dire, è normale. Ma la vita non era facile neanche per le duchesse, le nobili, intanto non potevano scegliere con chi sposarsi, gli veniva imposto. La moglie di Guidobaldo, che
non aveva nessuna intenzione di sposare Guido Baldo, era un bel giovane, era gentile, quindi non era quegli uomini violenti che appunto circolavano in quel periodo, però lei non ne voleva sapere, né di andare ad abitare a Dublino, fredda e ventosa, lontana dalla sua mantola, lontana dalla sua famiglia. Quindi nonostante la sua, il suo ruolo di donna nobile, doveva assolutamente soggettarsi al potere. Vogliamo parlare delle popolane che venivano violentate e che non avevano possibilità di... E non avevano neanche diritti rispetto a Silvia Lombardo. Niente, dovevano anche starsi zitte, perché se parlavano, oltre alla violenza, subivano anche la morte. Quindi diciamo un periodo non facile dal punto di vista femminile. Chi se la cavava? C'è un personaggio femminile che se la cava, perché è molto bella, è molto seduttiva, perché è in grado di vivere una vita un po' falsa, quindi sottostà questo tale marito potente, però diciamo le sue scappatelle la salvano e appena fugge. Quindi c'è tutta una serie di universi femminili che abbiamo voluto trattare per dare l'idea. Sì, ma quanta letteratura e quanta storia avete mescolato in quest'opera? Direi un 50-50, sì. Sì, perché allora la condizione storica della donna, perché le scrittori non l'abbiamo studiato, soprattutto era anche una situazione religiosa particolare, perché questo romanzo si svolge nel 488, nel 1488, e proprio a metà del 400 era uscita questa bolla papale di Vincenzo VIII, che decideva che appunto quello che prima non era, come dicevi tu, cioè prima la magia non esisteva, la Chiesa. Sì, non, 1400, non se ne parlava. No, cioè si diceva non esiste, cioè non è possibile fare incantesimi, non esiste la magia, quindi perché dovremmo perseguire chi la pratica? E fino allora era andato tutto bene. Dal 1450-55 in avanti, invece, hanno cominciato a dire no, probabilmente qualcosa c'è che non funziona. E venne commissionata la scrittura di questo famosissimo Malleus Maleficarum, che è un tomo terrificante dove appunto vengono descritte tutte le situazioni della necessità una, cioè come fare a dimostrare se una persona è strega o non è strega. Per esempio le mettiamo su una bilancia, queste signore strane. Se pesano di più della Bibbia sono streghe. Ricordo che una volta i libri non erano così, ma erano dei bei tomoni pesanti, però pesare meno di un libro è comunque difficile, e quindi le ammazzavano, che era un piacere. E quindi è stato un momento, noi abbiamo scelto di scrivere proprio qualche decennio dopo questo cambiamento proprio religioso, che poi è andato avanti fino a metà del 1700, che ha seguito questo cambiamento, cioè la magia esiste, va perseguita e non va bene. Quindi ciò che prima era tollerato, perché sono sempre esistite nella zona di Urbino, le chiamano le vergare, queste donne che in ogni regione ci sono, no? La vecchia del paese che fa nascere i bambini, che sa curare, tutti la tolleravano e tutti andavano a farsi curare. Da questo momento in avanti Sina di nascosto, perché non si può più accettare. Senta, queste donne, che rapporto avevano con gli animali? Nel libro lo scopriamo, c'è un lupo, ma ci sono anche altri animali con i quali sembrano comunicare queste donne. Contemporaneamente alla cura delle piante, dell'orto, tocca la donna e la affidata così la cura degli animali. Quindi noi abbiamo scelto un animale un po' simbolo, che è il lupo, simbolo perché ovviamente una donna che viveva con un lupo era già una strega a prescindere, no? E quindi c'era questo, diciamo, questa unire la figura del lupo che si sa metteva con le vittime. E la donna, il risultato è che infatti i frati che si ritrovano in questa situazione fanno uno di uno. E però, dato che abbiamo avuto gli animali, i cani, eccetera, non potevamo fare un animale diabolico, perché per me gli animali non sono diabolici. E quindi ecco che questo lupo, pur mantenendo il suo aspetto così selvatico, ha anche un aspetto, diciamo, umano. E questo rapporto tra lei e il lupo è molto particolare. E abbiamo voluto onorare anche gli animali che spesso sono... E poi a chi è, come si veniva chiamato? Wolf. Wolf.
Nel libro però ci sono anche i luoghi, quindi i luoghi, il castello, la foresta, il monastero, che seguono tutti di mandare una tradizione gotica, no? Come se ci fossero fantasmi o presenze in questi luoghi, che apparentemente dietro uno stipite, un luogo oscuro, insomma si nasconde qualcosa che può saltare fuori. E ci vuole il fantasma, no? In particolare abbiamo scelto questo personaggio storicissimo, che però purtroppo la storia l'ha dimenticato, era un uomo di cultura dell'epoca, questo Ottaviano Baldini, che è bellissima, no? E che la storia ha dimenticato, ma non si sa bene perché succede a volte. E questo personaggio è ossessionato da un fantasma, ma non uno qualunque, un fantasma della sua famiglia, perché c'era stato un fatto delittuoso in questa famiglia, di cui questo giovane uomo, perché ricordiamoci che qua dobbiamo sempre pensare che sono giovani, non dobbiamo pensare ai ventenni di adesso, i ventenni di allora erano condottieri, reggevano regni e via dicendo. Bene, questo ventenne che si chiama Odantonio da Montefeltro era uno scapestrato, ma di quelli di prima categoria, smodato in tutto, violentava tutte le donne del ducato che gli piacevano, e i contadini erano subissati da tasse impossibili. A questo punto il malcontento comincia a gonfiare, fin quando lo prendono e lo massacrano, decise lui e i suoi tipo tre consiglieri. Entrano nel palazzo, li sfondano tutto, le guardie, eccetera, li prendono tutti e tre, li scaraventano giù dal castello di Urbino, però non gli sembrava ancora abbastanza, quindi lo evirano e gli mettono il becco in bocca, cioè lo spregio più totale, questo che lo indicava. Però questo suo questo è un fatto storico, questo è un fatto storico, tutto quello che ho detto è nelle cronache di Guidobaldo. Però cos'era successo? Che il padre di Guidobaldo, Federico di Montefeltro, che tutti conoscete, quello che ha il ritratto con il naso spaccato, vedete sempre il cappello rosso, si preoccupava. Sì, è un colpo proprio di queste spalle terribili che lo durante una battaglia, lo colpì e lo sfregiò. Infatti i suoi ritratti sono sempre dalla parte, diciamo, sfregiata. Con il fratello Ottaviano di Baldini pare che avesse in un certo senso tranquillizzato la popolazione dicendo voi fate, poi veniamo noi a prendere in mano. Infatti aspettavano con l'esercito fuori l'ora, appena questo delitto è stato compiuto, Federico di Montefeltro si è appropriato del tribunato. Era una persona, guerriero, la sanguinario, tutto, però un amante delle arti, un uomo giusto, per cui fu amatissimo. Però a Ottaviano abbiamo immaginato che questa figura di Ottantonio lo tormentasse, perché Ottantonio lo accusava dell'omicidio. E quindi durante tutto il romanzo c'è questo fantasma che opprime questo nostro personaggio, fino a quando lui riuscirà a liberarsi. Senti, che vi siete fatti delle armi dell'epoca, le corazze, le spade, cioè una roba pesantissima da portare. Pesantissime, e oltretutto si argomentavano, per cui le guerre importanti d'estate non venivano fatte, perché immaginati dentro in questi armature a 300 gradi, voi dovete essere messo sul cavallo, c'è da dire che questi non è che tu combattessero, andavano avanti quelli a cavallo, quelli più leggeri. Loro stavano sempre nelle retroviere, diciamo, dirigevano le cose, però più che altro erano anche, cioè il 400 è un secolo di congiunte, per cui non, anche sfondi armati, però sono sempre cose, non pensiamo all'esercito poi del nostro secolo, eccetera, no? Mentre la congiunta era fatta comunque da un numero limitato di popolazione. E tra i personaggi che di solito si citano, si parla di avvenimenti e di congiure, ce n'è una in particolare che voi amate, che è Lucrezia Borgia, no? Ma quanto siete convinti che siano state le male lingue ad accusarla di certe cose, di quanto lei invece le ha fatte? 100% convinte che non le ha fatte. Quindi è una... Ma non è che lo diciamo noi, ci
sono degli studi clinici, tra cui il più importante è del 1939, quindi sono tanti anni che è stata sdoganata questa figura. Maria Bellonci ha scritto un saggio che è più bello di un romanzo, forse il più bel romanzo storico che io abbia mai letto in vita mia, che parla di Lucrezia Borgia finalmente con la verità storica in mano. Cioè, questa poverina credo che non abbia mai avvelenato nessuno di suo, è morta finita dai parti, è morta 33 anni finita dai parti, dei matrimoni che sono sempre stati imposti, quindi insomma le hanno ammazzato almeno due mariti, sì, il padre la faceva sposare ogni 3 anni con un diverso, insomma. Fratello, ci ne parliamo. Allora, stasera sembrate andare molto d'accordo, scrivete i libri insieme, ma non tenete mai che litigate, del tipo no, il capitolo voglio scrivere io, che schifo, te lo rifaccio. Sì. Sai che mi stico che così. Allora la mettete nel anzi, Gordi si è mangiato. No, ma è vero. No, è uno dei motivi per cui scrivere da solo, almeno la sofferenza, quello che lo posso dire. Però, quali sono i punti di incontro e quelli di scontro quando scrivete una storia? Allora, il primo punto di incontro è che il libro deve venire bene. Noi siamo molto, insomma, esigenti su quello che facciamo, per cui litighiamo tantissimo, tu lo sai, però alla fine tutto si deve appianare perché il libro deve essere soddisfacente per noi prima di tutto. Quindi insomma di solito si litiga magari perché è normale che due persone vedano una faccenda. Quindi immaginate, una sta stirando a casa, telefona all'altra che sta cucinando e gli dice ma me la c'era lì, come te l'hai venuta in mente? Ma e quando succede l'inverso che c'è l'editor che vi dice fate fronte comune? L'editor ormai abbiamo asservito i nostri volenti, cioè se siete usato due ipotizzate con il cronico, ogni tanto la produzione 5, ma non è neanche venuta. Non male, sapete di cosa siete capaci. Voi, però la cassola è mangiata. Però la cassola è mangiata, sì. Infatti io ho sottovalutato che la cassola potesse essere pericolosa. Però quando invece avete il lato editoriale, sono quelli che vi trovano magari le luci dall'altra parte, ascoltate o combattete? No, ascoltiamo, sì. A parte che ormai i casi che purtroppo alla libreria che abbiamo non ci sono, ma la sede del commissario Berberi, siamo al 14° episodio, sempre con la stessa editor, quindi ormai quasi lei conosce il personaggio come noi. E Solferino abbiamo trovato un editor fantastico, una ragazza preparatissima, eccezionale, per cui sono bravi, sono migliorato il testo, quindi io sostengo che vanno sempre ascoltati. Sempre, nel senso, sono persone che ci sanno. Sì, ma è vero che il personaggio del commissario per te è nato per caso perché uno di voi due è finita al commissariato? Mi hanno rubato la borsa, sono finita in questa questura disperata perché nella borsa c'era tutto, tutta la vita, gli occhiali, le chiavi di casa, le chiavi del tutto, pensate tutto. In più avevo fatto un incidente in macchina con un ragazzo marocchino che voleva uccidermi, in una neanche la patente, non è stata una bella giornata. In questo stato mi presento nel commissariato per fare la denuncia e vedo lui. Cioè questo figuro che aveva una coda di capelli penzolata fino a sedere, enorme, con questi occhi così che mi guarda, io il portafoglio non ce l'avevo più, per cui non glielo potevo lanciare perché non avevo più niente. Capire che era commissario non è stato immediato, invece era commissario, questo qui è un personaggio letterario, per forza. E da quel giorno lì lui è stato. Ed è diventato anche il vostro consulente. È diventato un sì, amico, consulente un altro, perché lui è un po' troppo sanguigno. Però diciamo che segue le vicende di Bertè con grande passione. Anzi, si immedesima. Anch'io avrei fatto così. Senti, ma è più facile scrivere romanzi di fantasia come quelli di Bertè, quella componente insomma della cronaca in epoca, o è più facile scrivere quelli storici? Guarda, più che facile, la mia passione è la storia.
storia comunque. Quindi se potessi scegliere sempre un atto storico, oppure anche dei risvolti, perché no, gialli, thriller e via dicendo. La preparazione che devi avere per scrivere uno storico è diversa dalla preparazione che devi avere per scrivere un poliziesco. Anche il poliziesco ha le sue regole, ha bisogno di consulenti. Bisogna conoscere le tecniche di polizia, non si possono. Anche perché il nostro è istituzionale, cioè non è appunto l'ordinario investigatore, è un commissario, la polizia è una polizia, quindi non possiamo sparpallare dicendo che fa le indagini. Dobbiamo sempre, cioè anche perché i lettori sono molto attenti. Se fai un errore ti viene immediatamente segnalato, quindi prima di scrivere devi stare attento. Senz'altro ci vuole preparazione e soprattutto ci vuole anche un'immensa fantasia, perché voi immaginate quanti romanzi polizieschi sono stati scritti. Un numero enorme, poi tutto pian piano aumenta sempre ogni giorno. Quindi tu devi trovare un caso originale, perché se no non leggerei la società già dopo, capisci, finisce. La storia invece insomma ti comprime, cioè tu non puoi inventarti, cioè che il Papa faceva delle cose che il diritto non poteva fare, devi rimanere all'interno del percorso storico. Ma quindi quando guardate per esempio una fiction storica in TV, le due serie che ci sono state dei Borgia, tra l'altro una girata in circo. Costa meno, certo, però c'è la sofferenza che la croce Cesare Borgia aveva le fattezze di un uomo dell'est, no? Ecco, cioè il Papa aveva gli occhi azzurri, era all'altra, c'era di Ayros, cioè uno spagnolo, basso, per socio, con gli occhi sporgenti. No, quello è un'altra. Il Papa Borgia non ti chiama. Non so, spero che siano venute da pagare. Sia il commissario. Sulla difficoltà sono Dani, sono così trovati io. Ciao. Nel senso che è diventato molto difficile scrivere gialli adesso. Per quello che giallo storico è comunissimo, perché non c'era DNA, non c'era il cellulare, non c'erano le celle telefoniche, non c'erano le telecamere. Cioè, pensate, scrivere un giallo adesso è impossibile, perché con questi mezzi tu pensi come fanno a non beccarli, cioè sembra quasi impossibile, e infatti di solito si riesce ad arrivare alla verità con questi mezzi tecnici. Ma per chi scrive è una difficoltà enorme, perché però la telecamera ha registrato questo suo passaggio, scusami, ad esempio, la bambina è così, però chi ha ucciso il figlio del Papa, ancora a 500, era in piazza, questo qui non lo sanno, perché ai tempi non c'erano le telecamere, hanno visto chi l'ha buttato nel Tevere e l'ha trafitto con le pugnalate. E non si sa, noi ci siamo fatti una nostra idea, noi storici ovviamente, però... Però è un'ipotesi, cioè non posso prendere una realtà, perché anche se potrebbe essere andata così, potrebbe essere andata in una nuova sostanza. Questo è il fascino, no, dei misteri, che non sai qual è la verità, scoprire la verità è il fascino. E invece purtroppo con i mezzi moderni molte volte è una telefonata di inchiostro. Col telefonino stanno sempre dove sei, ci sono i satelliti. E quando dovete scegliere che lingua usare per scrivere un atto nel passato, che lavoro fate? Sì, ecco, un altro scoglio del romanzo storico è la lingua, perché voi rischi di fare una lingua anticata che veramente il fenomeno che usa, oppure rischi il modernismo, cioè dall'altra parte di usare un linguaggio e dei modi di fare che non esistevano. Io quando vedo appunto i film storici, vedo questi che gesticolano o si muovono come facciamo noi oggi, rimango, perché non è così, perché se leggi le lettere, che sono fondamentali per chi fa uno studio storico, vedi che il modo di rivolgersi ad altre persone non
era come il nostro così diretto, quindi quello è importante. E quando studiate anche il cibo, per dire, dell'epoca, per poter dare anche un sapore di quel periodo? Proviamo anche le ricette, come si può mangiare il cibo rinascimentale e mangiabile. Tant'è vero che ci sono queste testimonianze di quando arrivavano questi viaggiatori dal Giappone, così che poi che fare tutti i giorni il rinascimento italiano, dice che non si lavava mai, pure lavava i vestiti con la pittura viaggia, delle cose che non so cosa, entravano in questi banchetti in cui erano state cotte delle carni che erano frollate da giorni, odori terribili, profumi per coprire gli odori, questi svenivano dall'atmosfera. Tra l'altro, nel periodo in cui nasce la figura del cuoco professionista di corte, e che non solo deve mantenere cibi, ma deve procurare anche certi tipi di sapori, e proprio in più è il periodo in cui si rivoluziona l'uso sia dei piatti che delle posate, che prima non venivano usate. E le corti avevano delle caratteristiche, le locande ne avevano delle altre. Ed è incredibile, perché ogni volta tu devi rendere credibile il fatto che sono in un posto e stanno mangiando quelle cose. E noi non riusciremo a mangiare probabilmente al tavolo dei che quando studiavamo appunto i banchetti e così, diciamo, ma noi come faremo? Cioè, i cani giravano liberi, tiravano ossa, li mangiavano con le mani, si pulivano sugli altri, i tovaglioli o roba del genere. Le vivande non devono descriverle, quindi insomma non ce l'avevo fatto. Sì, ma è vero Michela che avevate proposto questo libro in una scuola e un insegnante non c'è troppo sesso, no? Sì, è vero, però poi l'ha proposto lo stesso e hanno preso tutti dei modernissimi. Proprio grazie per scelta. No, beh, chiaramente insomma il Rinascimento italiano noi lo immaginiamo sempre con questi dipinti meravigliosi di Leonardo, di Raffaello, che è un protagonista, tra l'altro protagonista, aveva 5 anni quando si svolgono queste vicende, no? E invece purtroppo era un'epoca veramente nera, veramente tosta, violenta, e quindi anche il sesso per forza lo devi mettere in una vicenda del genere. Oltretutto, non svelo niente perché lo svela già il titolo, Guidovando di Montefeltro aveva un serio problema di impotenza che purtroppo condizionò tutta la sua vita, e quindi è ovviamente un argomento che Cesare Borgia lo prendeva in giro, gli mandava navi piene di coquillage, perché si diceva che fosse un'afrodisia, che gliene mandava ovviamente per prendere in giro, perché lo sapevano tutti che lui aveva questo problema. Il che non gli impedì di avere una vita matrimoniale meravigliosa con questa Gonzaga che non ne voleva sapere di lui, invece poi lo capì. E quindi il sesso c'è. No, questa qui, quando le ho proposto il libro, diceva non ci sarà troppo sesso. E io ridevo perché in quinta liceo Il Trono di Spade credo che l'abbiano visto tutti i ragazzi, e non c'è niente di più erotico e passionale. Non è più la TV della HBO che decide di usare volontariamente il sesso come nel romanzo. Esatto. Cioè, per mostrare la violenza oppure lo stupore o i sentimenti, eccetera, diventa narrativamente importante anche una scena erotica, che in altri casi diceva ma questi non ce l'hai messo. No, diventa importante perché serve a raccontare una storia. Cioè, per fare un esempio, nel primo episodio della saga, fratello e sorella vanno a letto insieme e lo scoprono un ragazzino che non doveva essere lì, e il ragazzino viene lanciato dall'autore. È ovvio che questa cosa sembra una cosa apparentemente di due che hanno l'appresso, diventa subito una roba iperdrammatica. Però qua non è mica inventato Martin, perché studiando i Borgia, appunto, questo signore di Perugia, Baglioni, andava a letto con sua sorella, lo sapevano tutti. E quindi, cioè, come vedi, anche i grandi romanzieri stranieri attingono certamente dalla nostra storia. Perché, ripeto, studiare il Rinascimento, scoprire gli orrori, le violenze, le cose più incredibili che ci possano essere, la stessa cosa. Tra l'altro, in questo caso, l'impotenza di Guidovato è ben un'importanza storica, perché lui non è dei eredi diretti, e quindi adottò come suo erede il figlio di una delle sue sorelle, che voglio dire che è come da rovere, la sorella Giovanna, scusate, come da rovere, il conte del Papa Giulio II, no? E questo fu anche
pessimo governato, voglio dire, violento, di tutto, violentatore, di tutto e di più. Quindi passiamo dal Duca, Guidobaldo, che fu amatissimo dai suoi sudditi, no? Che anzi lo difesero contro Cesare Borgia, e invece poi il capitale, no, a causa della sua impotenza, lui non sapeva di niente, diciamo di questo. Credeva fosse un maleficio. Un maleficio. Anche credeva tutta la vita che fosse un maleficio. Né si doveva dire tanto, perché il Ducato di Urbino apparteneva alla Chiesa, quindi se prima l'avesse avuto un erede legittimo, il territorio sarebbe dovuto andare a Chiesa. Senti, quanto siete contenti di questa copertina dipinta che avete dalla versione Solferino, che non è di un autore qualsiasi? Ma qui abbiamo un capitolo importante, perché abbiamo sempre vissuto questa storia in effetti come una fiction, cioè ci è sempre sembrata molto televisiva come vicenda, perché appunto i castelli, i fantasmi e questi amori, questi orchi a due gambe, perché gli orchi qui non sono gli orchetti del Signore degli Anelli, ma sono uomini in carne e ossa. Insomma, abbiamo sempre vissuto questa storia in modo visivo, cioè immaginate questo microcosmo della città di Urbino, che è una perla, se non l'avete mai vista, andate, perché basta togliere il cartello stradale ed è già un set cinematografico per una fiction sul Rinascimento, è rimasta così com'era. Questi boschi intorno che la rendono inaccessibile e irraggiungibile, e dove si svolge appunto la casa nel bosco della donna senza memoria con il gruppo, cioè bisogna immaginarsi un po' questo mondo fiabesco nero, attenzione. E allora chi poteva disegnare questo mondo così strano? Daniele Serra, che è un'altra cosa che ci lega molto a Luca Crovi, perché, come sapete, Luca si lavora da tanto tempo nel mondo dell'illustrazione, del fumetto, e quindi non so se te l'abbiamo presentato noi. No, ma siamo state noi a presentare Daniele Serra a Luca, e insieme poi hanno fatto Sfaceni, Successoni, graphic novel, fumetti con autori americani. Anche perché la caratteristica di essere un illustratore italiano che vive in Sardegna, ma lavora quasi in esclusiva per l'estero. Tenete presente che Clive Barker, il signore quello di Hellraiser e dei libri di sangue, per dare un'idea, ha scelto che le sue creature, i supplizianti, li disegnasse Daniele. Tenete presente che Barker era un grandissimo disegnatore, nasce prima come disegnatore che come scrittore, oltre che come autore di teatro. Quando ha visto i disegni di Daniele se ne è innamorato e gli ha fatto fare tutta una serie di copertine internazionali dei suoi libri. Poi lui si è innamorato Lansdale, che gli ha fatto fare tutta la serie dei suoi libri. Poi si è innamorato Ramsey Campbell e ultimamente si è innamorato Christian Bolden di lui, che è il signore che assieme a Del Toro non solo ha realizzato una serie di film, ma una serie di libri horror e misteriosi molto impietanti. Io con Daniele ho fatto una bellissima graphic novel di Lansdale, che è andata benissimo, su richiesta di Lansdale, e lui per esempio disegna anche i cartoni dei poi, cioè i poster dei film giapponesi, per dare un'idea. Quindi non è un esempio grande, però Stephen King. Tommy Knocker nella versione originale, ha le copertine di Serra. E poi ha fatto Richard Madison, insomma, ha disegnato un sacco di classici anche. Comunque è un disegnatore pazzesco, che dà, secondo me, la porta d'ingresso sui vostri incubi. Loro lo hanno scoperto, curiosamente, quando facevano i primi libri digitali in una collana uscivano quasi sempre racconti horror sostanziali. E noi eravamo erotiche, eravamo la parte erotica. Ci sono legate, ma chi dice eravamo stati scelti per questo. No, ma se vi piace l'acquarello, ad esempio, per questo libro Daniele ha realizzato per noi un pitch trader. Sì, che trovate. Il fatto è che si trova su YouTube, però, cioè digitando su YouTube il titolo del libro, si vede questo. È un racconto per immagini. Un racconto per immagini. E con i testi. E con i testi, è stato fatto in inglese, però poi Solferino l'ha tradotto anche in italiano, quindi brevi testi, perché sono le immagini da potenza, raccontano tutto il romanzo. Per noi è stato un onore, perché lui
è veramente il genio della fiaba nera. Cioè, se devi pensare a un fantasma, un drago, beh, i suoi disegni sono incredibili. Solferino gli ha chiesto un castello, perché per questo romanzo il loro immaginario è un castello. Noi avremmo visto magari più una donna un po' esoterica, un po', però direi che questo. Io devo fare la foresta, che ho una foresta, ecco. Però c'era una foresta. Anche questa, nonostante ci sia stato l'inserimento, insomma, nella richiesta di suo peggio, ma è una bellissima copertina. E lui qualsiasi cosa fa, cioè tu gli racconti cosa vuoi, ma vorrei appunto un fantasma, oppure un uomo disturbato, ma ti mando, voglio dire poche parole, ti mando uno sketch, ti manda tre segna una matita e tu da lì devi capire come verrà. Quando poi arriva il quadro finito, dici, ma come hai fatto a capire quello che volevo dire? È veramente un grande artista. Vi consiglio di vedere questo pitch perché anche solo... E poi andate in internet sul sito di Daniele Serra e scrivete poi i suoi acquarelli, mi sono un viaggio. È un'eccellenza italiana. Allora, io devo dirvi che secondo me, se voi leggerete il libro del Sorello Martignoni da una parte, avrete un'avventura incredibile, dall'altra sarà una storia che vi porterà a conoscere il mondo di quel periodo con altri occhi e dall'altra vi innamorerete dei personaggi che sono tutti meravigliosi e tutti con dei segreti che non possiamo ovviamente svelare perché sono, non sono tutti positivi, non sono tutti esattamente negativi e hanno questo doppio lato delle loro personalità. Vorrei che faceste un bel applauso a Michele e a voi. E adesso, se volete evitare che vi facciano un sortileggio, fatevi firmare qualche libro, se no vi possono trasformare in pietra, questo è sicuro, cioè potrebbe capitare una cosa. Ovviamente di Emilio Martini ce n'è uno, quindi lo so, vi tirate a prenderlo. Noi ringraziamo come al solito la libreria Gabbiana e Giorgio che ci ha voluto farvi un applauso e che sicuramente vedi l'editoriale per portare qua gli ospiti. Settimana prossima avrete un'ultima donna che si chiama Paola Roversi, che è la prima donna del bar di Gaddafi. E c'è un'altra, c'è un'altra. Sì, Stefania Vitti. E c'è anche Stefania, la presenti tu, la presenta Cristina Icardi. E poi c'è Paolo. Esatto. Se per caso qualcuno di voi domani è a Milano, vi invitiamo a Milano in Bionda, dove combatteremo a soldi bucchiati di Bionda contro i nostri avversari umani dalle parti di via Valtellina. Grazie e ci vediamo alla prossima.